Ben ritrovati in studio, apriamo la nostra rassegna stampa come sempre con la Nuova del Sud, Nuova del Sud che dedica l'apertura alle questioni legate al petrolio. Petrolio Renzi non fa retromarcia. Dagli stati generali del clima il Premier non cambia idea, le rinnovabili non bastano. So che ci sono perplessità sullo sblocca Italia, non ci giro intorno, ma fa un'apertura. Si può discutere delle singole vicende. Intanto la finanza mette in guardia, bisogna evitare che intorno al petrolio si possano sviluppare interessi illeciti. Accordo sul bonus energia. Sotto l'apertura il sindaco De Ruggeri pensa alla giunta di esterni. Potenza ha pubblicato Monco il decreto enti locali. Andiamo in falsa apertura, pioggia di critiche, non piace il focus su Matera del TG1, scatta l'interrogazione parlamentare. Potenza, Ponte San Vito ripulito dal degrado, grazie volontari, ma si teme per la tenuta. Lucani Insigni, assegnati i premi 2015, è presentato il Museo dell'Emigrazione Lucana. Nel taglio centrale, incarico di 40 giorni a 25.000 euro, dovrebbe dare un lavoro ai giovani. Consulenza a peso d'oro per l'ex sottosegretario Rossi Doria. Calciopoli si ricomincia, Basentini torna a chiedere l'associazione mafiosa. Gli immigrati trainano l'agricoltura, per CGIL sono il 37% della forza lavoro. In basso lo sport Lega Pro, parla l'agente di Coletti, Tommaso deciderà in 2 giorni. Lega Pro, Melfi, patron Maglione chiama a raccolta i tifosi, Colella, uno dei due tesserati, la Team Cup, è un grande traguardo. Muti fino al 30 giugno, Serie D, il Potenza stoppa la conferenza stampa dei veleni. Serie D, il Picerno conferma Perna in eccellenza, Casalnuovo a capo del Metapontino. Hockey, Matera omaggia le ragazze del tricolore, dopo lo scudetto arrivano gli europei. Mini basket in piazza, Matera è già in festa. E passiamo alla Gazzetta di Basilicata. In apertura, Potenza Connection torna dal GUP, associazione mafiosa. Non è finita la vicenda di Postiglione & Company, calcio malato. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 17 giugno. Il processo era già in svolgimento davanti al collegio, ma la nuova ipotesi accusatoria del PM ha portato al ritorno all'udienza preliminare. Bradanica, incompiuta di 7 chilometri, parte una class action. Nel taglio centrale un boom di richieste per avere una casa sempre più green, più che positivi risultati del bando sull'efficientamento energetico approvato dalla Regione. E poi l'intervento di Mimmo San Martino, se l'oro nero dei migranti offre futuro più del petrolio. Un altro intervento di Pier Nicola Pedicini, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, rifiuti radioattivi per indicare i siti, troppi ritardi da parte del governo. In basso Potenza, incidente stradale con feriti, 2 autovetture distrutte, l'impatto è stato molto violento, giovane operato. Lago Pesole, nel castello Lucani Insigni e Museo dell'Emigrazione. Ieri la consegna dei premi e l'inaugurazione. Potenza, il ponte San Vito sottratto al degrado dai cittadini. Ex Fenice, 6 operai in mobilità, scatta la protesta, sciopero e presidio. E concludiamo con il Quotidiano del Sud. In apertura il petrolio, vele nello Ionio per fermare le trivelle. Anche la Calabria dice no, si mobilitano i sindaci del Metapontino, ma c'è già qualche questione di campanile tra regioni confinanti. I ricorsi al TAR potrebbero essere fruttuosi. Lo sblocca Italia per le estrazioni in mare attribuisce la competenza solo allo Stato e dalla CGIL parte l'attacco. Ma più energia che non sia pulita. Summa contro ARPAB, Lucani costretti ad analisi fai da te. Poi
Poi la denuncia di Gianni Rosa, in carico al figlio di Rossi Doria, 24.000 euro per studiare il reinserimento dei NEET. In falsa apertura, dopo lo speciale TG1 Matera Prima, tra consensi e polemiche, interrogazione di Latronico, immagine distorta della regione Basilicata, il gioco del rovescio. E poi sul Quotidiano del Sud oggi trovate l'intervista a Vincenzo Santochirico, e sempre in relazione a Matera, al sesto piano, cambio della guardia e staff di fiducia in arrivo, e Mater Domini in calza De Ruggeri, non si perda tempo, il silenzio frutto di mancati accordi. Due interventi di Vincenzo Viti sul Levismo e il dossier, e di Nino Carella, generazione Musma contro Casa Cava. Poi ancora due richiami, acquedotto, Musacchio e Vita, due pittelliani per la presidenza. Maratea, le promesse dell'ANAS sui lavori per la statale 585. In basso lo sport, calcio, Serie D, Potenza, ora serve un atto di forza del sindaco De Luca. Mini basket a Matera, il coro di 1000 bambini all'inaugurazione in piazza. Lasciateci divertire. E abbiamo concluso l'informazione sulla Nuova TV, torna alle 10 con il nostro TG Flash. Grazie per l'attenzione e buona giornata.